la tragedia costruita del Vajont, mese dopo mese, anno dopo anno, costruita dalla SADE, costruita dai politici, costruita dai geologi, al soldo della SADE. Ne parleremo ovviamente nella prima parte del giornale con anche un intervento, spero di riuscire a recuperarlo piuttosto intenso. Ma andiamo con ordine. Le domande che abbiamo posto ai nostri telespettatori nelle precedenti edizioni del telegiornale. Tassare le cooperative e associazioni che fanno affari con l'accoglienza. Sei d'accordo? Sì. Il 97%, 4.300 messaggi. Non uno, 4.300 messaggi. Non uno. E questo dovrebbe far tirare sulle orecchie a qualcuno. Poi abbiamo visto che anche qui fanno lo sciopero della fame. Poi mangiano di nascosto, ma lo sciopero della fame. Con tutte quelle cose che ci sono in giro, fanno lo sciopero della fame. Vi ricordate quando sono andati in piazza contro l'Ilva? Te lo ricordi? L'Ilva di Taranto, vogliamo vivere, e ding e don. Eh sì, ma come fai a vivere, e ding e don, 4.000 licenziati? Eh no, non potete licenziare, scusa. Perché questo è il nostro paese. Vogliamo un lavoro, sì, ma chi è che dà il lavoro? Lo Stato? No, c'è il privato. E il privato investe. Se però investe in talune regioni e deve pagare il pizzo, ma col cavolo che vado a mettere su qualcosa a quelle parti, ma nemmeno se mi pagano. E bisogna aprire gli occhi, alzare la testa. E allora la domanda di oggi è diversa. Gli antifascisti, voi sapete che oramai l'antifascismo è una professione. Che lavoro fai tu? Medico, tu, giornalista, tu, antifascista. Mattina e sera, 24 su 24. Da quando? 25 aprile 45. C'è Pansa, che è il mio scrittore preferito, ante libri, come è stato accurato, revisionistici. Ante, quindi quando scriveva il bestiario sull'Espresso, quando l'Espresso era un paginone, non l'Espresso di oggi che è mignon, che deve andare con la lente di ingrandimento, era carta, insomma, che ti avanzava per fare tante cose, dico no. E cosa ha detto lui? Bisognerebbe riscrivere la storia, e lo dice Pansa, accusato, bastonato, gli hanno detto di tutto. Ma questi antifascisti in servizio permanente attivo, direbbe il mio amico che non c'è più, onorevole Gastone Parigi, eravamo gli antipodi come idee, no? Allora, però ho sempre rispettato un grande politico, che ne dica qualcuno, politici con cocones, non quei politici che abbiamo avuto e che abbiamo tuttora. E cos'è accaduto? Alla manifestazione partigiana di Milano, i marxisti dicono di voler ammazzare quelli di destra. Lampi, domanda, Lampi, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, saranno rimasti due, tre? Sono tutti giovani, fanno parte dell'Lampi. Ma Lampi, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, di solito non quelli che... Lampi, cosa dice Lampi? Ha chiesto di impedire a Casa Pound e a Forza Nuova di fare politica. Vabbè, Fiano, l'onorevole Fiano, insomma, vabbè, ma dai, è così, non mi fermo qui. E allora dico, ma scusate un attimo, se una democrazia è reale, vera, pura, ma io devo aver paura di Casa Pound e Forza Nuova? Cioè, devo aver paura del mio amico... di Fanna che ha le bottiglie con il ritratto di Mussolini, io devo aver paura di quello? Cioè, non ho capito. Ma se la democrazia è vera, reale, ma io faccio parlare Casa Pound, starà la gente a decidere poi cosa fare e cosa non fare, perché mettere il bavaglio sa più di fascismo che di democrazia sorta il 25 aprile del 1945. Questa è la domanda, se volete potete rispondere. Diffondete la lieta novella, se vogliono altre persone rispondere. Avete sentito la copertina? Quella canzone lontana. Possiamo risentirla, regia? Visto che questa sera abbiamo un po' particolare. Mi fai risentire la copertina? Solo l'inizio, no? L'inizio. (Susurra)
Il giorno dopo, la tragedia del Vajont, ovviamente Longarone era sotto metri di fango. Sul luogo si portarono i bersaglieri dell'ottavo, gli alpini, di tutto di più i vigili del fuoco. Sotto la macerie della scuola di Longarone venne ritrovato un nastro di tipo geloso, e lo conosce il geloso? Non lo sa, ovviamente non era nato in quei tempi. Io lo conosco e ambivo, insomma, e avevo questo registratore geloso, che a quei tempi, insomma, non esisteva nemmeno il mangiacassette, o il mangiadischi. L'hai mai visto il mangiadischi lei? Visto però. Io invece lo usavo. È giovanissimo lei, infatti ha pantaloni corti ancora. E dicevo, sotto le macerie avevano trovato questo nastro di tipo geloso, con inciso quel coro che avete ascoltato, il coro dei bambini che frequentavano quella scuola e che intonavano la Nina Nanna di Brahms. Beh, chi non conosce la Nina Nanna di Brahms? Quasi tutti quei bambini sono morti, erano morti sotto l'acqua imponente che arrivava dal Vajont. E allora, vedete, questi sono quaderni che sono introvabili. Io me li ricordo questi quaderni, forse molti di voi. Le regioni d'Italia, Toscana. Poi aprivi, aspetta, no perché bisogna essere, ecco qua, questa è meglio. Le Puglie. Qui avevi poi la descrizione geografica delle Puglie. Potrebbero fare anche oggi questi quaderni, perché quantomeno poi... Poi c'era l'assorbente. La carta assorbente, perché a quei tempi scrivevi col pennino, il canotto e il pennino, non il canotto con canotto, infilavi il pennino e scrivevi, e qui aveva la carta assorbente. Alla fine, sa cosa c'era alla fine? Cosa trovava? Alla fine del quaderno. Cosa trovava là? Niente? No, no, perché lei era giovane, non lo conosce questo quaderno. Io che sono oramai passato i 40, lo conosco. C'era la tavola pitagorica. Io mi ricordo, la tavola pitagorica c'era, ma quanti di voi ancora si ricordano questi quaderni? Questi quaderni sono importanti per me perché, vedete, sono quaderni che risalgono all'ottobre 1963. E allora se vado a vedere cosa scrive Guido Buoro, il 18 ottobre del 1963. La tragedia è già avvenuta. Commemorazione della catastrofe della diga del Vajont. Fammi vedere la scrittura, è una scrittura anche bella, fluente, guardate. No, è scritto con il pennino, con la penna e il canotto. Leggo. Oggi la maestra ha commemorato la catastrofe della diga di Vajont. Leggo come è scritto. Una frana è caduta dal monte Toc, giù. Nella diga del Vajont. L'acqua ha portato via tutti i paesini lungo il corso dell'ondata. Nel cuore avevo una preghiera per i morti di Longarone. Andiamo con il servizio, poi vi leggo un'altra storia. Ricorre questa sera, e precisamente alle 22.39, l'appuntamento con la tragedia del Vajont, il disastro ambientale ed umano che costò la vita nel 1963 a 1917 persone. Quella sera del 9 ottobre, infatti, la caduta di un'immane frana proveniente dal monte Toc sul bacino idroelettrico del torrente Vajont provocò la conseguente tracimazione dell'acqua contenuta nell'invaso con effetto di dilavamento delle sponde del lago. La furia dell'acqua e dei detriti coinvolse prima Erto e Casso, cittadine geograficamente vicine alla riva del lago, dopo la costruzione della diga. In seconda istanza, il superamento della diga stessa da parte dell'onda generata provocò l'inondazione e la distruzione degli abitati del fondo Valle Veneto, tra cui Longarone. Nei primi 20 secondi 300 milioni di metri cubi crollano nel sottostante bacino, nei restanti 80 secondi tre onde di fango e detriti si sollevano dall'invaso e si scaraventano attorno con una potenza pari a quella delle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki unite assieme. Questo tema invece, magari qualcuno sarà davanti al video, non so se arrivano dal Veneto questi quaderni. Questo è Antonio Buoro,
Una data che sarà difficile dimenticare. Ore 23 e 15 minuti del 9 ottobre 1963. E questo viene scritto il 18 ottobre del 63, quindi 9 giorni dopo. Commemorazione della catastrofe della diga del Vajont. Questa mattina la maestra ci ha spiegato la catastrofe della diga del Vajont. Dal Monte Toc è caduta una frana nell'acqua. Di forza una ondata si è alzata e ha portato via tutti i paesini. Nel cuore avevo una preghiera per i morti del Longarone. Io leggo tale quale quanto è scritto. Quando la maestra aveva finito di spiegare, ha fatto il giro della scuola per prendere la offerta per portarla alla povera gente del Longarone. Ora vi facciamo vedere un documento incredibile, perché tutti ora sono capaci a dire che il computer ha ricostruito questo o ha ricostruito quell'altro. Però nel 1996 non c'erano esperti del computer grafico, no, così chiamato. Nel 96 ricostruivi, insomma, televisivamente con la telecamera, nel 96. E allora Paolo Francis Querini, che era nostro ospite, realizzò allora un documentario sul Vajont. Erano trascorsi 34 anni più o meno. Nel 96 si recò in Jugoslavia e allora c'era il grande fermento, no? E diede questo lavoro ad un esperto di informatica che si fece pagare un fottio di denaro per farlo. Tutto questo, per fare quello che vedrete, ci volle un mese a questo informatico che iniziava con il suo computer a produrre cose grafiche. Ed è appunto la ricostruzione del computer della catastrofe premeditata del Vajont, 9 ottobre 1963. Il 9 ottobre la giornata trascorse in un clima sospeso simile alla rassegnazione. Non a caso a Venezia, nella sede della SADE, l'ingegnere Nino Alberico Biadene, direttore del servizio costruzioni idrauliche, davanti al precipitare della situazione, mormorò: che Dio ce la mandi buona. Come sempre, quella notte in Val Vajont, tutto sembrava fermo, in moto. C'era il silenzio, il solenne silenzio della montagna. Sopra, il profilo tormentato dei monti. Il cielo era stellato, non una nuvola a turbarlo. E c'era pure la luna, con il suo faccione giallo che si specchiava nelle acque del lago. Quando d'un tratto...
cosa scrive? È una cosa, questa, quello che vi abbiamo fatto vedere, incredibile, perché è il 1996. Oggi i computer grafici fanno delle cose incredibili, però provate a immaginare che nel 1996 ricostruire la tragedia del Vajont con il computer. È stata la prima volta in assoluto che un regista, come un editore come Paolo Francis Querini, si rivolge all'estero per fare una ricostruzione con il computer. E va nella ex Jugoslavia, trova la persona, e questo è il prodotto. Antonio Graziani è un altro di questi ragazzi che sono alle elementari in quel 1963, in quell'ottobre 1963. È sempre il 18 ottobre. Oggi tutti noi scolari abbiamo portato una piccola offerta per ricostruire Longarone. I 40 scolari rimasti oggi vanno a scuola per la prima volta dopo la catastrofe. Oggi è stata commemorata la sciagura che ha colpito i paesi del Vajont. Tutto il mondo ha offerto per i pochi superstiti. Ed è incredibile queste storie, sono incredibili questi quaderni che mi riportano al 18 ottobre, 9 giorni dopo la tragedia, con questi ragazzi che scrivono, questi bambini. E io mi commuovo. Allora vedete, oggi è facile intervistarlo, è una persona, giustamente dico io, perché se l'è meritata. Questa fama lui se l'è meritata, ha sputato sangue, ha lavorato, si è dato da fare, è umile, è schivo. Io l'ho conosciuto in quegli anni, quando arrivò a Don Bosco. Per me un amico, diceva, oggi è facile intervistarlo, ma io avevo capito che c'era la stoffa del grande, perché io lo intervistai quando non era nessuno, nel senso, era uno scultore, aveva iniziato forse a scrivere per la prima volta i libri, ma io avevo capito che lui, il mio amico di allora, in quegli anni in cui eravamo ragazzini, che arrivò appunto da Erto, e quindi arrivò qui ed era un qualche cosa di incredibile questo ragazzo, Mauro Corona. Io sarò sempre onorato di dire che è stato che è un mio amico, e guai a chi lo tocca, Mauro Corona. Mi dà fastidio anche che il comico Crozza lo prenda per i fondelli. Pensate io cosa penso di Corona, non gli rompo le scatole, perché è molto facile, ripeto, oggi intervistarlo. Mauro, tu mi hai detto tantissimi anni fa che la cosa che non dimenticherai di quel 9 ottobre 1963 fu il rumore. Beh sì, 2000 persone entravano nel nulla per ambizione, cinismo e interesse altrui. Abbiamo detto tante volte con Gigi Di Meo. Oggi, a 54 anni di questa tragedia, abbiamo sempre questa retorica, questa, a me dà fastidio un po' che arrivano i politici con le fasce tricolori da sindaci, da non sindaci. Non è mai venuto, ad esempio, non è mai a darci una carezza il presidente Napolitano, è andato a cercare i superstiti del terremoto del Friuli, a Lampedusa, a Porzus, perché non è mai venuto a Erto a darci una carezza, a dire siamo lo Stato, sono il Presidente della Repubblica e vorrei darvi una carezza, perché? Perché? Questo mi chiedo. A me Napolitano veramente mi ha fatto orrore, una persona che non è venuta sul posto, sui luoghi della memoria, del dolore, ma senza retorica. Perché non è venuto? Io chiedo al Presidente della Repubblica, diciamo, non Mattarella che è attuale, ma Napolitano, perché non è venuto? Cos'era che lo... Voi potete anche dirmi, sarà una polemica? No, non è una polemica. E a tornare sui luoghi del delitto, e lui non è venuto, a noi dispiace molto. Senti Mauro, so che ieri però hai partecipato ad una cerimonia per questa chiesa di San Martino. Sì. Ed è un risorgere anche lì, o sbaglio, a distanza di 54 anni. Una chiesa medievale dopo 54 anni, ancora costruire in una forma molto moderna, che a me piace molto,
l'architetto Carrassacchi ha fatto come proteggere queste pietre, questi pavimenti che l'acqua, dicono a Erto, il fuoco lascia le mura, l'acqua neanche quelle, c'erano solo le piastrelle, le piastre, una chiesa medioevo, e quindi a me piace, ho partecipato a questa cerimonia che non è una, perché uno può anche dire ah ma una nostalgia, una cosa patetica, no, lì creiamo un punto dove la gente che crede o che non crede arriva e vede e legge i nomi di chi sono morti, di chi sono, insomma, i morti vanno onorati anche solo con un suono, un nome. Non si può dimenticare, non si può. È chiaro che dopo 54 anni è difficile avere l'emozione di quei tempi, però ricordiamo un nome, pronunciamo dei nomi, quelli che sono morti, e noi siamo ancora qui, bene o male ce la godiamo, ce la divertiamo. Ecco, questo che mi piace del progetto della Chiesa Nuova di San Martino. Un'ultima domanda, Mauro, poi verrò a trovarti e ricominceremo, se vuoi, quelle chiacchierate che abbiamo fatto tantissimi anni fa, proprio tra come due vecchi amici e come siamo due vecchi amici. Ti ricordi ancora ogni tanto, ti arriva nelle orecchie ogni tanto quel rumore del 9 di ottobre che mi dicevi? Sì, ovviamente sarei un ipocrita a dire che quel rumore lì mi può ancora, rendere inquieto oppure darmi delle paure. Però quella sera lì è rimasta indelebile, no? Ma in tanti, non quanto quello che è successo dopo, queste posizioni, prese di posizioni, a me quella notte mi inquieta ancora il rumore. Miliardi di aerei a reazione che passavano tutti quella notte, tutti in quella quota e in quella quiete che ci hanno dilaniati. Io vorrei che il Vajont non fosse più, come pare, un appiglio per lotte politiche, per catturare voti. Io vorrei che il Vajont fosse ancora dei superti, una candela, un pensiero e un segno di croce. Il resto è solo retorica, pubblicità e anche visibilità, non a scopo di lucro, ma a scopo proprio di visibilità. Il Vajont finalmente va sepolto come lo ha sepolto la frana. Mauro, un grande abbraccio, grande grande abbraccio, e ci vediamo a Erto. Grazie Gigi, grazie. Ciao, veramente, ecco, questa era la testimonianza, insomma, che abbiamo voluto portare in diretta questa sera, la testimonianza di Mauro Crona. Vi dico subito che tra la prima e la seconda edizione del telegiornale andrà in onda un film documentario dedicato al Vajont, 9 ottobre 63. Poi, dopo i vari break pubblicitari, uno speciale di Occidente, perché ci sono anche i dimenticati del Vajont. E chi sono i dimenticati del Vajont? Se voi andate a Erto, trovate ancora una scritta contro la Sade, è proprio vicino a una trattoria che è stata riportata alla luce, no? Prima era chiusa, adesso c'è questa scritta contro la Sade. I dimenticati del Vajont sono i lavoratori della Sade, che sono anche loro morti durante la tragedia di quel 9 ottobre del 1963. Cristiano Pizzo, 2 minuti, grazie.
Sì, Pizza, allora parliamo della legge di bilancio, prossima all'approvazione, parliamo della legge appunto del bilancio del 2018, sindacati che non sono particolarmente convinti, manifesteranno per quale ragione? Manifesteremo e ci dispiace di doverlo fare, ma spero che lo faremo rumorosamente, perché? Perché evidentemente la manovra di bilancio proposta dal governo non ci soddisfa e non ci soddisfa perché non tiene conto delle nostre richieste. Per questo motivo CGIL e CISL e UIL quindi sabato 14 manifesteranno in tutte le province d'Italia davanti alle prefetture e cercheremo di farlo in modo rumoroso, ovvio sempre nei limiti per carità. Ma quali sono le principali richieste poi effettivamente? Noi chiediamo in modo particolare che, ne elenco solo qualcuna perché ce ne sono, praticamente non hanno colto la gran parte delle nostre richieste purtroppo ed è il motivo per cui siamo arrabbiati, ma chiediamo più risorse per i giovani e per gli ammortizzatori sociali, sono irrisorie quelle che sono state messe, chiediamo una cosa che ci sembra assolutamente dignitosa e cioè che si eviti di aumentare ulteriormente l'età pensionabile, che sapete è legata all'aspettativa di vita, perché riteniamo che sia già arrivata a livelli inaccettabili. Chiediamo che siano stanziate le risorse per il rinnovo del pubblico, del contratto del pubblico impiego, ormai scaduto da tempo immemore. Chiediamo che ci sia finalmente lo stanziamento delle risorse per il fondo per la non autosufficienza e riteniamo francamente incomprensibile che dopo gli incontri fatti negli ultimi tempi il governo non abbia tenuto di queste richieste, ripeto, ne ho elencate solo alcune. Un governo che non tiene conto delle vostre richieste, che governo ha, il suo giudizio? Ma è evidentemente un governo che non è sensibile alle esigenze della gente, non è sensibile alle prospettive dei giovani, non è sensibile purtroppo, e questo ancora mi dispiace di più, alle esigenze di quelle persone non autosufficienti, appunto, che sono le principali persone che dovremmo aiutare. Grazie Cristiano Pizzo. Grazie. Grazie. Allora, dopo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, un motociclista in sella alla sua due ruote è uscito di strada in località Castaldia tra Aviano e Piancavallo. È stato elitrasportato a Udine. Sul posto i vigili del fuoco assieme al personale del 118 e ai carabinieri. A Clauzetto, lungo la statale provinciale 22 invece, all'altezza del ristorante ai Moulinars, un'auto, dopo aver perso il controllo, dopo aver perso il controllo, il conducente ovviamente, che sembra che sia l'auto che in modo autonomo, no, il conducente che ha perso il controllo, è finita per abbattere il muro di recinzione di una casa, ferito non in maniera grave il conducente. Sospetto caso di meningite invece in Friuli, un bimbo di grado ricoverato a Udine. Un bambino di un anno e mezzo di grado si trova ricoverato a Udine per sospetta meningite. Il bimbo si trova nella giornata di ieri a Tarvisio assieme ai genitori e alla sorellina per la classica gita domenicale. Poi nel viaggio di ritorno verso casa il piccolo ha accusato un forte malore in preda alle convulsioni. Immediata la chiamata al NUE 112 per il pronto intervento. Sono stati due agenti della postrada di Amaro a intervenire per primi in attesa dell'arrivo di un'auto lettiga da Tolmezzo. Vista la gravità i sanitari hanno deciso di trasferire piccolo, familiari e due agenti a Udine. Il bambino si trova ricoverato, come detto, in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. Padre, madre, sorellina e due agenti sono stati sottoposti a profilassi. Al momento dall'ospedale di Udine non è stata confermata la tesi della meningite. Si potrebbe trattare anche di convulsioni causate da una febbre molto alta e improvvisa, non legata a questa malattia infettiva. Allora, è deceduto nella casa via di Natale ad Aviano, dove si trovava da qualche giorno, Umberto Delia, 83 anni, conosciutissimo tra l'altro per la sua attività di geometra, era uno dei progettisti operanti al servizio degli Stati Uniti d'America dal 1971 al 96. Aveva operato nella base di Aviano, in Germania, negli USA, in Iraq, in Nigeria. Era anche un cittadino della Libia, sino a quando Gheddafi non decide di espellere tutti gli italiani, anni lontani. Lascia nel dolore la moglie Maria Grasso, la figlia Loredana, il figlio Riccardo, genero, nuora e parenti tutti.
I funerali sterranno mercoledì alle 11 nel Duomo di Aviano e il rosario domani sera alle 19.30 nel medesimo Duomo. Alla famiglia di Umberto D'Elia le mie personalissime condoglianze e comunque le condoglianze del gruppo di Tele Pordenone. Abbiamo un altro ospite, Giulia Napoli, consigliere comunale a San Vito al Tagliamento. Se guardiamo un'occhiata allo storyboard forse riusciremo anche a fare prima. Allora, di cosa parliamo con lei? Dobbiamo parlare di una questione legata ai disabili, legata insomma a delle situazioni particolari, vero commisso? Sì, anche perché voi come gruppo consigliare a San Vito al Tagliamento avete presenterete una mozione che riguarda che cosa? Forse la presentazione del di un progetto consiglio comunale? Okay. Infatti stiamo presentando una mozione che verrà presentata nel prossimo consiglio comunale, che mira ad una più completa integrazione nell'ambiente sociale e familiare per i portatori di handicap, così come sancito e auspicato dall'articolo 6 della legge regionale 41 del 96. Infatti il gruppo dei cittadini ha raccolto le segnalazioni di diverse educatrici di cooperative e associazioni che offrono un servizio socio-assistenziale completo e che si occupano di ragazzi con particolari problematiche psicomotorie. Quindi handicap di natura varia. Sì, si sono verificate infatti molteplici situazioni di disagio che hanno coinvolto sia le educatrici che i disabili stessi, che specialmente nei periodi invernali o comunque nelle giornate di pioggia non trovano una struttura idonea che potesse ospitarli. E molto spesso le educatrici hanno utilizzato le stanze della biblioteca comunale di San Vito al Tagliamento, ma si capisce bene che queste strutture non sono idonee per svolgere un'attività ludico-ricreativa con ragazzi con gravi patologie. Così, tenendo conto che diverse realtà vicine al comune di San Vito al Tagliamento, le amministrazioni hanno predisposto delle stanze attrezzate per poter svolgere questo tipo di attività, con questa mozione noi vogliamo impegnare sia il sindaco che la giunta affinché anche nel comune di San Vito al Tagliamento possa essere predisposta una stanza che possa appunto fornire e possa essere utile ai disabili per svolgere delle attività ludico-ricreative. Un sito strategico quale potrebbe essere? Non abbiamo ancora identificato un sito strategico, ma ci sono diverse stanze e diversi comunque appartamenti che sono, non sono utilizzati. Noi abbiamo anche pensato alla previsione di alcuni laboratori, come ad esempio dei laboratori di cucina, che possono impegnare questi ragazzi, insomma, che possono tenerli bene impegnati. Grazie a Giulia Napoli. Grazie a voi. Parliamo di una bambina di Grado ricoverata con sospetta meningite a Udine. Beh, anche nel Trevigiano una bambina di 5 anni sta colpita in questo caso dalla meningite, spunta un nuovo caso appunto nella Marca. Una bambina di 5 anni residente nella Marca Trevigiana è risultata affetta da meningite da meningococco di tipo B a seguito di esami di laboratorio portati a termine dalla microbiologia dell'ospedale Cafoncello. A comunicarlo è la direzione sanitaria dell'azienda US numero 2. È in corso la tipizzazione. La bimba è giunta al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano alle 2 di domenica notte, presentava febbre alta, cefalea e vomito. Visto il quadro clinico compatibile con una diagnosi di meningite, sono stati disposti l'immediato ricovero nell'unità operativa di pediatria e l'avvio della terapia antibiotica. In mattinata la bambina è stata trasferita in elicottero presso la rianimazione pediatrica dell'ospedale di Vicenza. Avuta la conferma che si trattava di un caso di meningite da meningococco, il Dipartimento di Prevenzione del Distretto Pieve di Soligo ha attivato le previste misure di profilassi nei confronti dei familiari e nelle prossime ore per i contatti stretti in ambito scolastico presso la scuola materna frequentata dalla bambina. Parliamo di Euradria Project 2017. Che cos'è stato? Un esame congiunto degli aspetti relativi all'applicabilità della legislazione del lavoro e sicurezza sociale. Presente l'assessore competente Panaretti. La Regione sta già lavorando con la rete Euradria, infatti questo seminario fa parte proprio del programma della rete. Io credo sia innanzitutto necessario avere un monitoraggio, cioè riuscire a capire quali sono e quante sono le persone che vengono a lavorare nella nostra Regione in maniera tale anche da poter
valutare quello che è il tema del sommerso e del lavoro nero, che è un tema importante. E per quanto riguarda poi alcune delle questioni che sono state poste qui oggi al tavolo, ad esempio la possibilità da parte dei lavoratori di accedere ai nostri servizi per il lavoro, io credo sia importante che la rete Eures si faccia carico di questo approfondimento e si possano avviare delle sperimentazioni nella nostra regione in maniera tale che questi lavoratori e queste lavoratrici che hanno perso il lavoro nella nostra regione possano essere e qualificati, riqualificati anche attraverso i nostri strumenti, quindi è importante che parta una sperimentazione in questa direzione. Giacomo Spagnol, consigliere comunale dei Fratelli d'Italia, invece l'azione decimo. Sì, Giulia Napoli chiedeva e presenterà una mozione per quanto riguarda l'istituzione di una aula ad uso ludico per i bambini per i ragazzi diversamente abili. Voi con una mozione cosa chiedete invece da Azzano Decimo? Noi, dopo aver presentato una mozione sulle dirette streaming dei consigli comunali, tra l'altro approvata, e oggi abbiamo presentato una mozione per venire incontro a tutte quelle famiglie che hanno a carico uno o più anziani non autosufficienti. Infatti abbiamo presentato questa mozione, chiediamo che venga per permettere quindi a tutti i cittadini di poter accedere a un registro degli assistenti familiari, in maniera tale che possano accedere a questo registro Che funzione ha praticamente questa figura dell'assistente sanitario? Ma sarebbe in poche parole quella che noi chiamiamo volgarmente la figura del badante. Quindi attraverso l'istituzione di questo registro, la famiglia che ha un bisogno di un badante, che cosa fa? Accede a questo registro pubblico e ne trova uno. E quindi vuole in poche parole far incontrare quella che è la domanda con l'offerta, la domanda delle famiglie che cercano un assistente e l'offerta invece lavorativa di quelle persone che ambiscono a diventare assistente familiare. E questa mozione per l'appunto dovrà essere l'abbiamo presentata oggi e verrà discussa a novembre. Ci auspichiamo che ci sia la massima convergenza da parte di tutte le fazioni politiche presenti in Consiglio. E infatti attraverso la collaborazione tra comune e cooperative che già si occupano di queste tematiche possiamo facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda su questo settore. Grazie Giacomo Spagnol. Grazie a voi. Grazie ancora. I carabinieri hanno arrestato per traffico illecito di sostanze stupefacenti un 39enne di San Vito al Tagliamento. Questa mattina i militari della stazione locale hanno trovato nella sua abitazione 900 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e una lampada utilizzata per l'essiccazione dello stupefacente. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto dalla misura detentiva degli arresti domiciliari. Impianto di verniciatura invece senza controllo a Pasiano, denunciato titolare di un'azienda che opera nel settore del mobile. Nell'ambito di una serie di controlli di carattere ambientale finalizzati a verificare la regolarità delle emissioni in atmosfera di alcuni specifici settori industriali, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Udine hanno accertato che un'azienda di Pasiano di Pordenone, che opera nel settore del mobile e che conta nel suo opificio anche un impianto di verniciatura, ha omesso di adempiere alle prescrizioni imposte dall'ente competente. Nello specifico, i militari hanno verificato che l'azienda, che nel suo layout produttivo ha un impianto di verniciatura per elementi dedicati al settore del mobile, aveva omesso di svolgere le analisi annuali di autocontrollo prescritte per il periodo dal 2013 al 2015. Negli anni successivi, invece, la gestione era risultata corretta. Il titolare dell'azienda è stato deferito alla procura di Pordenone e dovrà ora rispondere del reato di violazione alle prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Allora, tra una cosa e l'altra, ogni tanto Minniti, no? Ovvio, deve tenersi stretti anche gli amici di sinistra, no? Allora quest'oggi ha detto lo Ius Soli, no? Bisogna votarlo subito. Ma se avete i numeri, fatelo, no? Cioè, non ho capito. Se avete i numeri, fatelo. Tra una roba e l'altra dice: calano i furti e le rapine, salgono frodi, web e usura. Come calano furti e rapine? Ma se ogni giorno siamo qui a parlare di furti e rapine, che cavolo dicono questi qua? Poi leggi tra le righe
e scrivono quello che dico oramai da 4, 5, 6 anni. Calano i furti e le rapine perché calano cosa? Le denunce. Se calano le denunce, calano anche i dati relativi ai furti e alle rapine. Chi va oggi a denunciare? No. Se uno va, mi rompe il garage e mi porta via le 4 mutande che ho dentro, faccio per dire, no. Se non sono assicurato, cosa vado a denunciare? A perdere tempo? A stare un'ora, due ore a dire oggi addio, poi magari trovano il ladro, no, trovano il ladro che sta rubando in un garage e ti dicono, ma è questo? Magari in un processo. Secondo me ci sono ladri che sono bravi, hanno già pagato l'avvocato e l'avvocato comincia a dire, ma lei è sicuro che sia quello? Che ora erano quando lo ha visto? Che mutande aveva? Ma non so, è strano perché lui ha i pantaloni abbassati. Vita, come si dice, quella corta, quella che ogni tanto porta lei, che si vede la marca delle mutande. Vita bassa. Stia attento perché altrimenti... E allora chi va a denunciare? Ovvio, se io ho l'assicurazione, denuncia come? Ma il colpo è questo. Denunce che diminuiscono e dunque furti e rapine che diminuiscono. Guarda un po', un ladro, un clandestino di origine moldava, beccato alla tisana. Beccato però. Un irregolare moldavo e un 21enne della Repubblica Ceca sono stati denunciati a piede libero dai militari della stazione carabinieri di Latisana, dopo che gli stessi, da un normale controllo stradale, avevano riscontrato la presenza di arnesi da scasso all'interno dell'auto dei due. Da ulteriori accertamenti telematici risultava che il moldavo, 23 anni, già noto alle forze dell'ordine per vari reati commessi nel nostro paese, si trovava in Italia in clandestinità. Nei suoi confronti è scattato il provvedimento di espulsione non immediato. Il 23enne avrà 7 giorni di tempo per varcare i sacri confini, altrimenti to be continued. Scoperto e denunciato un truffatore online a Fontana Fredda. I carabinieri della stazione di Fontana Fredda hanno denunciato per truffa un 37enne residente a Catanzaro, con precedenti di polizia, attualmente detenuto in un carcere della provincia di Reggio Calabria. L'uomo è ritenuto responsabile della truffa perpetrata l'anno scorso ai danni di una 22enne di Fontana Fredda. La giovane, attirata da un'inserzione apparsa sul sito internet subito.it, aveva contattato telefonicamente il venditore per acquistare un iPhone 7 Plus dell'importo di 580 euro. Previ accordi sul pagamento, la giovane aveva effettuato una ricarica sulla sua carta PostePay senza più avere notizie né del venditore né dell'apparecchio elettronico. Le indagini dei militari hanno accertato che la carta PostePay e l'utenza telefonica utilizzata erano riconducibili all'uomo e che la firma posta in calce a precedenti verbali che gli contestavano fatti analoghi corrispondeva a quella relativa alla sottoscrizione del contratto di attivazione della stessa carta di credito ricaricabile. Andiamo a Udine, abbiamo l'ospite. Sì, allora Ernesto Pezzetta ci ha raggiunto in studio per parlare di questa situazione per quanto riguarda migranti, clandestini, eccetera. Insomma, Pezzetta, si parla, il caso Grado, vedi quello che è successo, è scoppiato, come si dice, il putiferio in quella zona là, perché addirittura esponenti dell'opposizione, ma vicino al Partito Democratico, non hanno rispettato il diktat imposto dall'alto. Beh, prima o dopo il bubone doveva scoppiare, insomma, no? A Grado poi si è verificata una situazione che ormai è usuale in giro per l'Italia, sindaco contestato, interruzione del Consiglio Comunale, e hanno tutte le ragioni i cittadini a protestare, no? Insomma, non se ne esce, qui effettivamente qualcuno ipotizza di usare la forza, beh, io a questo punto qua
la prenderei in seria considerazione. Ma si dice, guardi, proprio oggi leggevo un commento in merito al fatto, diciamo così, economico, che da quando è caduta la Jugoslavia non si fanno più gli affari nella zona di Gorizia e di Trieste, no? C'erano queste agevolazioni, eccetera. C'è chi ripropone il tema di riattivare, ripristinare i confini, dunque richiudere chiudere la porta d'Oriente con i controlli. Forse onestamente i tempi sono un po' superati, no? Bisognerebbe fare più prevenzione di polizia sul territorio. Beh, direi di sì, insomma, no? Siamo al classico esempio di cercare di chiudere la stalla quando i boi sono scappati, per cui anche questa impostazione, per così dire, avrebbe il tempo, lascia il tempo che trova. Senta, abbiamo ancora un minuto, velocemente, Borgo Stazione, cosa ci racconta? Come vede la sua presa di posizione dopo l'ennesima pulizia fatta dalla polizia? Beh, devono continuare a seguire questa strada, insomma, no? Nel senso che ci vogliono maggiori controlli e cacciare coloro i quali, al di là di reati o non reati commessi, non siano nelle condizioni di essere né autosufficienti e che portano documento ai cittadini che vi abitano. Bene, grazie al nostro ospite per l'intervento. La linea torna a Pordenone, al direttore. Siamo a Porcia, denunciato un 39enne per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti inerenti la guida in stato di ebbrezza ed uso di stupefacenti. A conclusione dei dovuti accertamenti, i carabinieri della stazione di Fontana Fredda hanno denunciato in stato di libertà per rifiuto dell'accertamento sullo stato di ebbrezza alcolica e dell'uso di sostanze stupefacenti un 39enne domiciliato a Bruniera, operaio con precedenti di polizia. Sabato alle 22.45 circa, l'uomo, in via Cartiera a Porcia, era stato notato dai militari alla guida di una Volkswagen Polo procedere zigzagando. Fermato e controllato, si era categoricamente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di legge, sia relativi al tasso alcolemico che all'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Plurirecidivo per violazioni inerenti alla guida in stato di ebbrezza alcolica, gli è stata ritirata la patente di guida ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Sto vedendo manifestazioni dei lavoratori dell'Ilva, no? Ma come? Si è sparato a zero fino a ieri sui titolari dell'Ilva, si è fatto di tutto, e via, e qua e là, sono arrivati. È arrivato l'ArcelorMittal, no? Questi qua non sono italiani, sono franco-indiani, e hanno già detto 4.000 raus a casa. E Calenda si strappa i capelli, il ministro si strappa i capelli. Io capisco tutto. Hanno detto, cioè, la ditta ha detto, ma insomma, è già il fatto che noi abbiamo deciso da iniziare da 10.000. Quindi per noi 4.000 sono in più. Solo a Genova in 500. Allora, quando si fanno le battaglie bisogna anche pensarci, no? Molte volte, perché poi alla fine si trovano questi franco-indiani che non sono gli italiani e che decidono loro cosa fare per investire in Italia. Questo è un dato di fatto. E allora pronti via, questa mattina alle 7.40 parte il Pedibus. Questa mattina è partito, scusate, il Pedibus a Villanova, il progetto che punta a portare i bambini a scuola a piedi in sicurezza. Si è partiti da via Ada Negri, in particolare della scuola dell'infanzia, per arrivare alla scuola primaria Rosmini in via Pirandello verso le 8, pronti dunque per sedersi sui banchi di scuola e iniziare la lezione. Tre le fermate prima di arrivarci, via Deledda, via Villanova e via Goldoni, contrassegnate da appositi cartelli. E qui si sono aggiunti altri alunni. Analoga procedura a fine lezioni con l'arrivo al capolinea di Via Negri verso le 16.15. Abbiamo queste foto. Complimenti. Spirit of Porto Piccolo con i fratelli Furio e Gabriele Benussi ha vinto l'edizione 49 della Barcolana di Trieste in 1 ora, 12 minuti e 17 secondi. Per i fratelli triestini, favoriti, lo diciamo alla vigilia, si tratta di una conferma dopo la vittoria dello scorso anno arrivata dopo una loro riconciliazione. Seconda Max Iena con lo sloveno Misha Kosmina in 1 ora e 23 minuti. Terza Pendragon. A seguire in un'apposita barca l'edizione 49 della Barcolana la presidente della giunta regionale Deborah Seracchiani.
Marcolara 49 è davvero un grande, grande salto di qualità che ha fatto la città di Trieste, l'intera regione. È un evento non soltanto sportivo ma davvero molto, molto popolare. Ormai le rive sono piene di persone, gli stand sono pieni, la gente è veramente contenta, non solo per la bellissima giornata, ma perché credo che qui ha ritrovato davvero il legame con il mare, con il mare, con il territorio e con le tantissime proposte che quest'anno la Barcolana ha offerto alla nostra comunità. E molto probabilmente, lo possiamo già annunciare, missione compiuta, quindi abbiamo superato le 2000 barche ed è un risultato veramente grandioso. Davvero tanti tanti complimenti ai volontari della Barcolana, a chi ha creduto in questa opportunità e possibilità e soprattutto a chi ha creduto che questo evento diventasse davvero un evento di caratura nazionale ed internazionale. Andiamo a Udine, parlavamo prima dell'Ilva, parlavamo di varie situazioni e qui passa sotto silenzio, ma attenzione, le acciaierie Pittini di Osopo rischiano veramente di non trovarsi con la liquidità. Perché? Perché sono state multate per concorrenza sleale. Dopo, non vorrei sbagliarmi, che già erano stati assolti, perché ultimamente sono stati assolti anche per un'altra questione, che poi non... per cosa? Concorrenza sleale. Già si sono dissociati, hanno detto, ma perché hanno detto, hanno fatto cartello. La multa, sapete, non è di 10 euro, 100.000, oltre 40 milioni di euro. Allora dico, multate finché volete, se poi chiudono, fanno bene. Fanno bene. Perché, diciamoci la verità sino in fondo, amici, io non sono... ipocrita, come giustamente dice Mauro Corona, no? Non sono falso, ma oggi per fare l'imprenditore in questo maledetto paese bisogna veramente essere un santo, perché quando dici faccio l'imprenditore sei subito massacrato, immediatamente massacrato, sindacati e di qua e di là e NIS, NAS, NOS, NES e i controlli e i controcontrolli, una cosa incredibile. Assumi, tasse in più. Ma come hai assunto? Eh sì, ma se assumi vuol dire che puoi pagare le tasse in più. Che paese disgraziato, questo è il paese più disgraziato penso d'Europa. Siamo sotto la Grecia, non sopra, sotto la Grecia. Prego. Sì, allora abbiamo chiamato apposta con noi Leonardo Barberio perché la situazione la conosce non bene di più, no Barberio? Cioè veramente siamo al limite del ridicolo, come giustamente anche sottolineato il direttore, no? Un'azienda che funziona, un'azienda che sta dando lavoro a centinaia, migliaia di persone del territorio, e cosa fanno? Si cerca di stoppare perché altrimenti c'è la paura probabilmente che il danaro coli non nelle loro tasche, e allora è meglio chiudere subito e mettere il bavaglio? Sì, veramente, siamo al paradosso, un'azienda come Ferriere Nord. Ricordo una cosa, il cavaliere che è mancato da poco, io sono dipendente anche di Pittini, adesso sono in aspettativa, comunque sono dipendente e conosco la realtà molto bene, aveva dato un ordine, assumere italiani possibilmente friulani. Per noi friulani una persona del genere e un'azienda del genere deve essere il fiore all'occhiello. Ma quale cartello? Ma chi ha dato questa multa? Non sa nemmeno di cosa si parla. I margini di un'acciaieria, sia per la rete che per il tondino e quant'altro, sono risicati all'osso, veramente sfruttando al massimo tutta l'attrezzatura, il personale che è formato, che è bravo e che rispetta l'azienda, perché io non ho mai visto un'azienda dove gli operai rispettano l'azienda. Non si sentirà mai un operaio di Pittini a parlare male della famiglia o della struttura. I margini sono al minimo, riesce a dare lavoro a migliaia di persone, perché oltre agli operai che lavorano dentro c'è un indotto veramente incredibile. Ricordo, non so, paragonare con l'Ilva veramente è una vergogna, perché hanno problemi che non hanno messo in sicurezza e sanificato. Lì c'è un depuratore che è un problema, che l'acqua gli arriva troppo pulita, gli impianti
produttivi di pittini e di fantoni non buttano nell'ambiente nulla, proprio il minimo, filtri, controfiltri. Perché mi permette, i controlli sono stati fatti, dunque non è che lei sta qui raccontando le barzellette. Allora chiaramente in Italia si cerca sempre di tirare fuori la scusa per dire: ah, ma se lo fanno in certe zone d'Italia, vuoi credere che in Friuli non lo facciano? Punto di domanda. Assolutamente no, è un'azienda che lavora sul territorio, dà lavoro a tante persone, gli stipendi arrivano il 10 del mese o il 9, mai un giorno dopo, è veramente guai attaccare un'azienda del genere, che ha comunque dei margini risicati e al limite. Quale cartello, quale soldi rubati? Nessuno, assolutamente. Ci senta, Barberio, per concludere, le prospettive future nell'immediato quali saranno? Non lo so, abbastanza gravi, perché qua c'è un elettrodotto che bisognerebbe farlo per avere la corrente a un prezzo più vantaggioso, per essere competitivi, anzi, ecco, questo è un altro dei problemi, che siamo meno competitivi. Se arrivano anche queste multe, non lo so cosa la proprietà penserà di fare. Spero, come hanno sempre fatto dal terremoto in poi, sì, da prima, ma comunque da lì in poi in maniera molto ferma, le direttive date dal cavaliere vengono rispettate, spero di riuscire a risolvere questa situazione e non far pagare una multa a chi lavora nel nostro territorio. Grazie Leonardo Barberio per l'intervento, la linea torna a Pordenone al direttore. Allora, dopo, ci sono momenti in cui, voi sapete che abbiamo messo in palio due fasce, quella degli idioti, mister idiota e mister imbecille. Il mister imbecille prosegue la sua corsa, imperterrito, non abbiamo trovato ancora invece. L'idiota sino ad oggi era quello del 4 di ottobre, che è riuscito a continuare a tenere, purtroppo ha perso la fascia, quest'oggi. 9 ottobre, vince la fascia dell'idiota, è un SUV bianco, il conducente, pelle bianca, occhiali, capelli neri, forse tinti, corti, siamo in Viale Venezia, alla rotonda, lui arriva dall'ospedale, via Montreale, in bocca alla rotonda, è un po' il Tony Manero dei Noaltri. Chi era Tony Manero? Ve lo ricordate Tony Manero? Quello del Fabbro, le febbre del sabato sera, John Travolta, il Tony Manero, ecco, lui era il Tony Manero, su bianco, hai capito? Ovviamente non ne può fregare di nulla che ci siano altre vetture, magari piccolette, sai, lui ha il SUV bianco, che cavolo, non può dare la precedenza a quelle vetture che già sono entrate, diciamo, nella rotonda, no, lui arriva da via Montreale, dall'ospedale, quindi dalla zona ospedale, quindi lui deve avere, è un SUV, e Tony Manero dei Noaltri, quindi passa imperterrito, rischiando di fare anche un bel botto, no? Ovviamente cosa fa il povero cretino di turno? Suona distinto, no? Suoni e inchiodi. E lui, il Tony Manero dei Noaltri, col SUV bianco, pelle bianca, capelli neri forse tinti, si gira e dal finestrino esibisce, che non è cosa da poco, il suo braccio sinistro. Con cosa? Ovviamente, con quello che più gli aggrada a lui, e cioè il ditino medio, rivolto a chi poveretti avevano inchiodato e suonato il classon. Il dito medio, tiè, sono io, il Tony Manero dei Noaltri, come vi permettete, cani, io ho il SUV e voi non avete un c***. E quindi giustamente diamo questa fascia di mister idiota, 9 ottobre 2017, staremo a vedere se ci sarà, diciamo, questa lotta, quanto durerà il Tony Manero dei Noaltri. Intanto i consiglieri regionali del Partito Democratico, Franco Godega, Vittorino Boem, Silvana Cremaschi, Chiara Dagiau, Franco Rotelli, Cristiano Sciaurli e Armando Zecchinon hanno aderito alla campagna nazionale dello sciopero della fame a staffetta per sostenere la necessità dell'approvazione quanto prima della legge sullo ius soli al Senato, cioè chi nasce qui da familiari che arrivano da altri luoghi subito è italiano. E allora sono in molti a chiedere a gran voce a questi consiglieri regionali, Godega, Boem, Cremaschi, Dagiau, Rotelli, Sciaurli e Zecchinon, se hanno fatto lo sciopero della fame e lo faranno per approvare una legge che annulli tutti i vitalizi esistenti. Perché qualcuno dice, io sì, ho il vitalizio, e dovete fare una legge per annullare i vitalizi. Faranno lo sciopero della fame i nostri eroi per annullare i vitalizi precedenti?
uno sciopero della fame. Lo faranno per una legge che assicuri al condannato una pena certa, senza vacanze, premi, licenze, medagliette. Hanno fatto o faranno uno sciopero contro la decisione di una cosa questa infame, credetemi, infame, vigliacca. Hanno tolto a una 95enne la gioia di rimanere vicino alla sua abitazione inagibile e distrutta dal terremoto. Perché? Perché aveva costruito una casetta, non una villa, una casetta piccola in legno, una casetta in Canada, avrebbe detto mia nonna, che non c'è più, proprio vicina alla sua abitazione, nel suo terreno. Nel suo terreno. Ma qui ecco che serge la legge degna e quindi la sbatte fuori. Vai via, questa casa è stata costruita in modo sbarrato. Come sbarrato? Eh sì, non hai fatto le domande e quindi è una casa abusiva. È abusiva. Ma io ho 95 anni, la mia casa è in asilo, voglio stare vicino a casa mia, ho le mie cose, lasciatemi morire qui. No! Vai via! Questa casa è una casa abusiva. Io mi chiedo se questi consiglieri regionali del Partito Democratico, Godega, Boehm, Cremaschi, Dagiau, Rotelli, Sciaulli, che è anche assessore, Zecchinon, insieme a tutti i suoi colleghi, faranno uno sciopero per aiutare questa donna, no? A rientrare in quella casupola in legno. No! Anche perché, diciamocela tutta, ci sono migliaia e migliaia e migliaia di case in campagna, in Sicilia, in Calabria, a 50 metri dal mare, a 20 metri, tutte abusive, tutte abusive. E quelle persone che in veste istituzionale vogliono abbatterle, vengono messe in condizione di dimettersi e di avere la scorta. Faranno anche per queste situazioni uno sciopero della fame? Lo chiedono a gran voce in tanti, visto che questo sciopero della fame sullo ius soli viene trovato solo strumentalmente e propagandistico, anche perché, sempre dicono i critici, i vari sondaggi più o meno ufficiali, con una percentuale che non ammette discussione, dicono che gli italiani dello ius soli non ne vogliono nemmeno sentir parlare. Parliamo dei richiedenti asilo a Portogruaro, vediamo cos'è accaduto. I carabinieri della compagnia di Portogruaro sono al lavoro per ricostruire un pestaggio avvenuto ieri sera nella cittadina dell'Emene attorno alle 19 in Viale Trieste. Tre richiedenti asilo, ospiti nella vicina villetta di via Leonardo da Vinci, sono stati raggiunti dalla violenza di una decina di persone tra i 30 e i 40 anni che si sarebbe scagliata contro di loro per motivazioni che sono ancora al vaglio dei militari dell'arma, anche se ci sarebbe l'ipotesi dell'aggressione razzista, almeno secondo quanto riferisce l'Associazione Migranti della Venezia Orientale. Il gruppo si sarebbe avvicinato attraversando la strada a due ragazzi africani, uno dei quali minorenne, e dopo averli insultati con epiteti irragguardevoli li hanno aggrediti con pugni, schiaffi e calci. Stessa sorte per un altro profugo che era corso per difendere i due amici con i quali è fuggito verso l'abitazione di via da Vinci dove sono ospitati. Gli aggressori li hanno quindi inseguiti lanciando contro di loro tubi di plastica e pezzi di tavole di legno raccolti per strada fino al giardino dell'abitazione. All'apparire degli altri richiedenti protezione internazionale si sono quindi ritirati per andarsene con le loro auto. I vicini di casa hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto e quindi hanno raccolto le testimonianze sull'accaduto. I tre ragazzi africani sono stati visitati al pronto soccorso che ha riscontrato in tutti contusioni al volto, alle braccia e alla nuca con una prognosi di 10, 15 e 30 giorni nel caso più grave, infrazioni al setto nasale. E mentre c'è chi sciopera, chi fa lo sciopero della fame, altri operano e lavorano. Via libera la roadmap programmatica che scandirà il percorso del centrodestra da qui alle elezioni regionali.
Si è tenuta infatti oggi, come annunciato all'incontro del 6 settembre organizzato a Trieste, la prima tappa della Fucina del centrodestra, laboratorio al quale i partiti della coalizione lavoreranno nelle prossime settimane e dal quale uscirà entro la fine di novembre il programma comune in vista della sfida per la regione che si tiene nel 2018. Presenti all'incontro, oltre all'onorevole Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia, il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Riccardo Riccardi, l'onorevole Massimiliano Fedriga per la Lega Nord, vediamo appunto le immagini, il presidente di Autonomia Responsabile Renzo Tondo con la segretaria regionale Giulia Manzon, il fondatore di Progetto Friuli Venezia Giulia Sergio Bini, il segretario regionale UDC Paolo Urbani, il portavoce regionale di Fratelli d'Italia Fabio Scoccimarro e, lo abbiamo visto, Luigi Ferone per i pensionati. Questo primo appuntamento ha avuto come obiettivo quello di individuare i nomi che verranno ufficializzati domani, che ciascun partito presenterà i 4 tavoli tematici che sono stati individuati dalla coalizione come prioritari nel quadro complessivo della regione. L'obiettivo è quello comunque di presentare l'esito della Fucina entro fine novembre in modo da programmare per dicembre gli stati generali del centrodestra. Mentre i due Mori sono ritornati in piazza Sacile in occasione dell'ennesima iniziativa dedicata all'enogastronomia e soprattutto al territorio e ai prodotti del territorio. Questo è il Moro, uno. Nero, eh? Due Mori. No, no, tu ridi, ma sai che a Venezia li hanno tirati via, li hanno fatti bianchi anche a Pordenone per non creare problemi. Promessa mantenuta, sono riapparsi i Mori. Sì, sono riapparsi i Mori, adesso con la Prosacile stiamo anche valutando, siccome queste sono opere in legno, copie rispetto agli originali che sono stati fusi, stiamo pensando di farli nuovamente in bronzo, salvaguardando naturalmente questi. Verranno usati come modelli, saranno assolutamente salvaguardati, ma avremo anche le copie, diciamo, che non temono il tarlo. Questa manifestazione, vediamo le zucche, vediamo i produttori, insomma. Agri, scusate, fatemi leggere un attimo. Agri Zero, mercato agricolo di Ventino, è un po' quelli che vengono a fare i mercati anche a Pordenone, al Sacro Cuore, a Torre e quant'altro. Sì. Ma è una bella manifestazione questa, sindaco, mi pare. Sindaco ancora per poco, perché poi ti candidi alla regione, sperando che la regione finalmente cambi. No, allora, un mio sindaco, pensiero. Io sindaco ancora per poco, ma ancora tanti anni sicuramente di una manifestazione che si sta connotando tra le più vincenti per la nostra città. E poi sono queste le manifestazioni che contano, quelle insomma che portano diciamo in superficie i prodotti della terra, quelli che ci fanno riscoprire vecchie usanze, no? O sbaglio? Il richiamo dei profumi e dei sapori. Abbiamo appena terminato un'importante convegna che sulle farine antiche, quindi questa è un'operazione che ha del contenuto non solo, diciamo, godereccio, ma anche dei contenuti culturali. Che cosa dire? Noi cerchiamo di promuovere la città che cura. Allora la prevenzione si avviene con il movimento, il moto fisico, ma soprattutto anche con che cosa mangiamo. Dobbiamo essere consapevoli di cosa mangiamo, perché è importantissimo. Chissà se anche lui è d'accordo. Fermi. Belle sculture in legno. Allora, il Pordenone vince grazie al cuore, grazie alla grinta, grazie veramente ai ragazzi che ci hanno messo tutto quanto per poter arrivare ai 3 punti e ritornare in vetta alla classifica. Sì che anche in questo caso la partita con il Ravenna era iniziata così, in quanto al 42esimo Samba riusciva a portare in vantaggio gli ospiti in tenuta gialla. Ma per fortuna che Gigi De Agostini, scusa, non Gigi, il papà, ma io penso alla Juve, hai capito? So subito in mente la Juve. De Agostini ovviamente il figlio che gioca col Pordenone, il terzino, con una sgroppata e con grande voglia, ecco che dopo nemmeno 4 minuti riesce ad insaccare alle spalle di Venturi. 1-1 la rete, ecco, vedete come sta, corre più di tutti, guarda, è una macchina vivente. Io l'ho visto quando fai gol, poi guarda, belli, quelli sono cose belle da vedere. E poi bisogna attendere ovviamente che il 46esimo, manca oramai pochissimo al 46esimo del secondo tempo, il rigore per un fallo nettissimo, che è stato tra l'altro sottolineato anche dal suo presidente, dal presidente del Ravento, è rigore netto, Burrai,
ha fatto anche il suo esordio Berettoni, attenzione, è entrato Berettoni, lo ha messo... Sì, no, ma dico, ha fatto il suo esordio anche lui in partita, no? Ieri. Cos'è? Burrai, ricordandosi che aveva sbagliato il rigore col Felalpi, che ha detto che era un grande portiere, diciamolo, può capitare anche di sbagliare un rigore, attenzione, o avere un grande portiere davanti. Ebbene, Burrai invece si è ricordato di essere un grande anche lui e ha messo alle spalle di Venturi. Alla fine è esploso, diciamo, quell'amore che hanno taluni verso i colori nero-verdi, come il sottoscritto che si è alzato dal divano e quasi stava spaccando con la testa il soffitto e quindi far cadere l'intero condominio, per farvi capire, no? Ecco perché ho trovato anche, diciamo così, un po', scusatemi, ma non sono ipocrita, come ho detto prima, nemmeno, ho trovato stolto, no? Talune grida che ho percepito in video, no? Vendi qua, vendi di là, ma mi pare di essere veramente sempre in questo piccolo borgo chiamato Pordenone, no? Dove si pensa che tutto, insomma, sia sotto mano, no? Non si pensa che la società è arrivata a questo, no? Dopo un percorso, ed è la prima volta, dico, la prima volta che si trova il Pordenone a quell'altezza, avendo una società alle spalle di tutto rispetto, seria, posata e tutto. No, bisogna sempre trovare il pelo nell'uovo, ma quel pelo lì mettetevelo, sapete dove? In quei luoghi oscuri, le ascelle o altre, ma o rimanete a casa, perché se bisogna andare al campo sportivo per criticare, per invitare a vendere questo o quell'altro, ma che sportivi, che tifosi siete? Ma che tifosi siete? Ma faccio a meno di questi tifosi io. Cioè, io se devo avere telespettatori, cosa dico? Cambiate il canale, cioè non mi interessate, hai capito o no? E allora giustamente dico, Mauro Lovisa, che ha un caratteraccio come il sottoscritto, buono ma ha un caratteraccio il sottoscritto, insomma, prima ti azzanna e poi ti chiede scusa, non le ha mandate a dire, perché nemmeno lui è ipocrita e falso. Cioè, quello che ha nel cuore lo esterna. È così, Mauro? Sì, ciao, buonasera. Credo che tu, Gigi, abbia fatto bene il quadro della situazione, credo che non sia da aggiungere altro, solo che c'è rammarico, no, da parte nostra, da parte della società, giustamente, perché veniamo da un periodo, poi qualcuno che magari ha fatto calcio, poi si fanno delle analisi serie, questa squadra ha giocato fino quasi al 30 di giugno, quindi i ragazzi sono partiti il 18-20, è fisiologico che non siano brillanti, quindi può capitare, però l'importante poi alla fine è portare a casa i tre punti, perché allora oggi leggevo una dichiarazione di Allegri, no? È più facile essere belli che vincenti. Credo che questa la dica tutto, insomma, no? Oggi questo Pordenone è in testa alla classifica, diciamocela tutta, a giocatori che ieri hanno dimostrato di tenerci alla maglietta che indossano, giocatori che nemmeno in 10 giorni hanno giocato 4 partite, ma cosa pretendiamo? Ma no, poi la cosa che mi ha fatto più male, Gigi, onestamente, è che venga, ho sentito qualche mugugno su Stefani, che credo che sia... Ma Stefani è il capitano, più che capitano, posso dirtelo, forse non so se sei d'accordo, è un uomo squadra, è umile, è un uomo, cavolo, oh, che veramente è un vessillo per il... Non abbiamo mai avuto un Stefani, io almeno la vedo così... È un uomo vero Stefani, nel senso che noi con Stefani pensiamo, quando tu dici giustamente questa società è seria, perché cerchiamo di programmare quello che è poi anche il futuro, è un uomo che probabilmente rimarrà in società, questo è un po' il progetto che abbiamo noi, perché veramente lui è uno di valori e quindi cerchiamo di programmare questo percorso, vediamo se siamo bravi Gigi anche lì di far fare questo salto un po' a tutto l'ambiente, che in momenti di difficoltà la squadra senta il calore del nostro pubblico e invece ma non tutti, perché sono dei tifosi anche veri. Certo, ma ovvio, ma io penso, Mauro, che nei momenti in cui vedi che la squadra sta balbettando, non devi affossarla, devi aiutarla con il tuo tifo, sennò che tifoso sei? Anche perché credo, Gigi, no, che questo sia doveroso dopo questo percorso di crescita che abbiamo fatto. E cerchiamo tutti insieme di andare poi nel calcio, proprio quello che conta, comincia veramente a contare, che è la Serie B, no? Quello è un traguardo importante per tutto il movimento, perché poi ricordiamoci che c'è un movimento importante dietro, andare in Serie B, per la città, per l'ambiente, per tutti
quanti noi, per la regione, è stato qualcosa di straordinario, insomma, ecco. So, però, diciamo che ieri qualcuno è andato sopra le righe, no? Qualche tifoso, speriamo che rientri nelle righe di un tifoso normale. Grazie al presidentissimo del Calcio Pordenone Mauro Lovisa, ovviamente un amico, ma è un presidente che ha portato questa società a livelli altissimi. Beh, io devo essere onesto, adesso vi faccio vedere un filmato. Io seguivo sempre i suoi programmi, il Dengue, c'era questa pubblicità, Aldo Biscardi. Io l'ho seguito quando era a Telepiù, quando era in altre reti, no? Con il suo processo, con il processo del lunedì. Pensate che lui era anche un ottimo scrittore, ha scritto dei libri dedicati a Giovanni Paolo II, era tra l'altro un ottimo... Pensate che lui fu il primo giornalista Biscardi, italiano, il primo, che fece un'intervista in esclusiva, scritta perché era un giornalista, no? A Khrushchev. Non sto scherzando, io la lessi quell'intervista, a Khrushchev, che era il capo del PQS, il capo della grande Unione Sovietica, quello che all'ONU prese la scarpa e cominciò a batterla, no? Sopra l'auditorium. Cioè, e questo era Biscardi. Allora, Aldo, insomma, è deceduto, oggi sono stati i funerali, li abbiamo visti, insomma, anche in TV, però io me lo ricordo così. Con altre persone che non ci sono più, Squitteri, il regista, con Maurizio Mosca, anche lui ha lasciato questa valle di lacrime, no? Con altri personaggi. Allora vi do solamente un piccolo pezzettino per ricordare, senza retorica, sentirete anche qualche parolaccia, ma è normale. Nel processo di Biscardi era normale la rabbia, il voler insorgere, era il processo, una cosa che insomma ha centrato in tutti quegli anni in cui lavorava in TV. Lui auspicava la moviola in campo, la moviola è stato il primo, e quante critiche ha avuto per questa sua idea, solo Berlusconi lo difese e ieri ne ha ricordato le doti. Oggi ha vinto Aldo Biscardi, peccato che se n'è andato. Oggi la moviola è in campo, il VAR oggi è in campo, ma noi vogliamo ricordare Aldo Biscardi, thank you, così. Non è vero che la gente non sopporta la ricchezza. Signori, no? Signori, ricordatevi che i poliziotti guadagnano 2 milioni al mese e rischiano la vita. Come? Tre volte. Parlava di quanto prendono i giocatori. E i poliziotti. Trionfo del pubblico. Dopodiché mi sono vergognato per un attimo di essere stato uno dei suoi sostenitori durante la campagna elettorale che l'ha portato in Parlamento. Questo è comprensibile, ha detto solo una cosa per un che attimo non pensa, e l'ha detta soltanto per ottenere un applauso. Un calciatore produce un'emozione che è identica a quella di un artista e nessuno si stupisce che Picasso sia miliardario. Questo lo so se è demagogico o un po' offeso come intervento. Dici di no? Un po' tutte e due. Però adesso si scatena di tutto. Ho capito che qui tu sei esattamente come Sandro Curzi, fai della retorica insopportabile. I poliziotti. Andremo fino alla fine di più, ma è inutile tirar fuori i poliziotti, altrimenti io tiro fuori che cosa? Picasso era uno stronzo, ma... Raffaello era una merda, i poveri soldati sono degli eroi. Ecco, a questo punto si scatena di tu tutto. Tu hai preso un sacco di soldi con i film, non rompere i coglioni. Tocca a lui adesso, tutto in punta di fioretto. Tocca a lui replicare. I giocatori piacciono a tutti, perché è inutile nascondere. Ma non può fare così. Stai buono. Stai buono. Ti seduto per Dio. Ridono anche. Attenzione. Guarda che roba! Scusate, allora vuol dire lui che abbiamo fatto delle liti al processo, ti ricordi? Al tempo del Napoli. Tu sei un leghista di merda. Ale! Vabbè. Allora scusa Maurizio, non perché vale abbiamo la redazione. Garbi, cosa hai fatto con la faccia? Ma tanto Gesù, hai sentito da me? Mi ha detto leghista di merda. Ma stai a scherzare. È lui detto che ti gli hai detto regista di merda. E si va avanti intanto. Tu gli hai detto regista di merda. No, io non gli ho detto niente. Si stanno ricoprendo di chiarezza. Hanno detto 8 volte merda. Perché ci sguazza il Garbi. Maurizio. Ma lasciamo che stare bella trasmissione. Allora. Un leghista non sono, chiariamo. Maurizio, nessuno l'ha detto, ti prego. Come non l'ha detto? Ma sta scherzando, non capisco. Ah, sì. Vai, Vittorio. Ma guarda che no. Bene, preghista.
Ah, me ne freghista, eh sì, certo. Tutti abbiamo capito male, eh. Bravo Maurizio, bravo. Ma sarà finita qui? Sì, beh, qui hanno placato gli animi. Però no, Mosca non ci stava, eccolo. No, io adesso no. Cosa c'è? Cosa fa? Precisazione su questa cosa. Trionfo in studio. Lui mi ha detto anche simpaticamente leghista di merda. Simpaticamente. Sì, me ne freghista. No. Vabbè, Biscardi. Regista. Diventa. Ha detto leghista. Senti stronzo. Senti stronzo, gli ha detto. Ma siamo rispetto per tutti, però giuro che non sono leghista, tanto meno. Bravo, bravo. Ah, tanto meno. Direi una pagina storica della televisione. Senza retorica, senza falsia, perché questi erano i processi di Biscardi. E avete visto, lui faceva da paciere. Ogni tanto anche lui, insomma, no, buttava benzina nel fuoco, no, sul fuoco. Però avete sentito, tentava anche, ma non ti ha detto, le ha detto me ne freghista, ma che cosa hai sentito? Questo è lo Biscardi. Lo salutiamo. E allora vi lascio ad un servizio dedicato ad una festa con protagonista la birra, poi c'è sarà la borsa. Il meteo, anzi, meteo, borsa, break pubblicitario, e le altre notizie dal Friuli, Venezia Giulia e dal Veneto. Vi ricordo che a seguire, dopo il break, finito il telegiornale, abbiamo questi due appuntamenti dedicati alla tragedia del Vajont, doverosamente da ricordare. Il servizio. Festa della birra a Meduna di Livenza, come sta andando signora? Benissimo. Beh, si lavora tanto, no? Si lavora bene, abbiamo iniziato bene questa sera. Tante specialità, stasera si mangia di tutto? Di tutto, dai stinchi, polletti, formaggio cotto con steak e i funghi, poi abbiamo i club sandwich. Andiamo a vedere, anche club sandwich, c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto qua. Accompagni. Buonasera. Buonasera. Cosa stiamo cucinando qua? Qui abbiamo i club sandwich in stazionamento. In stazionamento. Oggi vanno fuori, che è un piacere, immagino. Vanno fuori come i biscotti. È stata una bella occasione questa, no? Della festa della birra. Poi si continuerà anche con la boie, vero? Con la boie. È lì. Menù tipico, come una volta, feste contadine. Come si mangiava una volta, sì, no? Sì. È giusto anche riscoprire, no? Le tradizioni. Beh, i sapori, i valori della terra, bisogna sempre tenerli in auge. Cosa ne pensa lei, signora? Benissimo, salame, cotichino, trippe, ossi del portello. Non manca niente. Tutti mangiare una volta, che siamo, come siamo cresciuti noi, fatti in casa, tipicamente dalle nostre fantastiche cuoche qua. Diamo un'occhiata. Guardate qua. Buonasera a tutti. Allora, situazione meteorologica direi piuttosto tranquilla dal punto di vista appunto delle correnti. Abbiamo correnti da nord-ovest in quota che determinano un richiamo progressivo di aria un po' più umida dal sud-ovest, anche se il flusso è piuttosto debole nei bassi strati sulla nostra regione. Per la giornata di domani vediamo sostanziali nuvole variabili, qualche nuvola in più probabilmente sulla costa, dove sarà possibile forse qualche locale breve pioggia, più sole invece in montagna, specialmente sulla fascia alpina e in quota. Temperature stazionarie con massime intorno ai 20-22 gradi in pianura, 18-20 sulla costa, minime invece saranno sotto i 10 gradi ancora in pianura, sopra naturalmente sulla costa. Per quanto concerne la giornata di dopodomani, ci aspettiamo, diciamo, dalla pianura alle prealpi cielo più nuvoloso, qualche foschia, forse qualche piovigino, debole pioggia, variabilità sulla costa invece, tempo migliore sulle Alpi, in particolare sul Tarvisiano, naturalmente in quota, dove affluisce più secca, zero termico tra l'altro, che sale oltre i 3000 metri. Temperature stazionarie, in lieve aumento le minime. Tempo variabile anche nella giornata di giovedì, con temperature stazionarie, ma zero termico, un ulteriore aumento in montagna. Direi che per ora è tutto. Pi-
Piazza Affari è chiuso in territorio positivo, con l'indice FTSE MIB a più 0,38%, lo share a più 0,35%, che ha retto la sbandata dei titoli bancari, nella più classica delle sedute caratterizzate da un'impennata dell'avversione a rischio, tutto merito del più 8,34% di Mediaset, in una giornata in cui la BCE ha reso noti i risultati sugli stress test 2017, condotti su 111 istituti sottoposti alla vigilanza europea. Per Francoforte, la maggior parte delle banche dell'Eurozona riuscirebbe a resistere a una stretta monetaria, anche se rimangono ben 51 banche che potrebbero, in caso di rialzi di tassi, trovarsi costrette ad accantonare riserve di capitale. Si tratta di una percentuale pari all'incirca del 45% rispetto al totale. Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, continua l'informazione su TPN come sempre dopo la pagina regionale, anzi del nord-est curata dal direttore Di Meo, continua l'informazione per quanto riguarda invece il Friuli Venezia Giulia, avremo anche un ospite, andremo ad approfondire un tema molto delicato come l'armadio della vergogna, ma ne capiremo tutto tra poco, prima però alcuni servizi di cronaca, partiamo da Codroipo, spettacolare incidente questa mattina al servizio. Un ragazzo di 19 anni di Codroipo, protagonista di una carambola questa mattina sulla Ponte Bana alle porte del capoluogo del Medio Friuli. Il ragazzo, neopatentato per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, con il mezzo da lui condotto prima centrava un platano e poi finiva a ruote all'aria in un campo adiacente alla sede stradale. In pochi minuti sul posto i vigili del fuoco del locale di staccamento volontario e un'ambulanza dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. Il ragazzo, per sua fortuna, è uscito illeso dal mezzo senza un graffio, ma in forte stato di shock. Una volta c'era una canzone che diceva, nel suo ritornello, diceva che bello fumare in compagnia lo spinello. Sta di fatto che ieri alcuni giovani a Palmanova, minorenni, sono stati colti in flagranza, non solo perché fumavano lo spinello, ma perché avevano anche qualche grammo di Maria, non di quella venerata dalla Chiesa Cattolica, ma la Maria che quando la spiri ti porta via il servizio. I carabinieri della stazione di Palmanova hanno sorpreso 7 minorenni che dopo aver consumato uno spinello, passandoselo fra di loro, alla vista dei militari si sono dati alla fuga, venendo infine fermati. Sul posto è stato altresì rinvenuto un involucro contenente 1,10 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana che è stato posto sotto sequestro. I minori sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria minorile per l'ipotesi di reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ci trasferiamo adesso nel capoluogo friulano perché nella notte, anzi venerdì scorso, la notizia è uscita oggi, un detenuto all'interno del carcere di Via Spalato, come si dice in questi casi, sclera, cioè perde la connessione tra l'oggi e il domani e ne combina una delle sue, il servizio. Un detenuto 22enne italiano del carcere di Udine ha aggredito un agente di polizia penitenziaria. L'episodio è avvenuto nella serata del 6 ottobre scorso. È stato reso noto dal segretario regionale del sindacato Sappe, Giovanni Altomare. Venerdì sera, dopo aver danneggiato nuovamente due celle, è andato in escandescenze minacciando e aggredendo fisicamente sei agenti di polizia penitenziaria, uno dei quali è stato afferrato al collo e colpito al volto, riportando una contrattura paravertebrale, labbro gonfio ed escoriazioni al collo, con prognosi di 7 giorni. È stata emanata una disposizione interna che vieta la custodia da parte del detenuto dell'Accendino che per fumare una sigaretta deve farsela accendere dal personale. E adesso ci restiamo, pardon, nel capoluogo friulano perché intervento stanotte dei vigili del fuoco. La nonnina, come si dice, dimentica di chiudere il rubinetto, va a dormire, ma di quei sonni duri che nemmeno con le cannonate la sveglia, sta di fatto che i vicini di casa sono costretti a chiamare i vigili del fuoco perché il servizio. I vigili del fuoco del comando provinciale di Udine sono intervenuti nella notte in una palazzina del centro cittadino dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti per una perdita d'acqua da un appartamento dove vive al suo interno una donna anziana. Grazie al pronto intervento i vigili sono riusciti a chiudere il rubinetto lasciato accidentalmente aperto dalla nonnina.
A nulla sono serviti i continui suoni del campanello e il batter della porta. L'anziana si era addormentata beatamente tra le braccia di Morfeo. A questo punto, per capire che non si fosse materializzata una disgrazia, i vicini hanno allertato i vigili del fuoco. Alla fine tutto bene, quello che finisce bene. E adesso ci trasferiamo nella zona del Gervasutta, periferia possiamo dire sud di Udine, sempre nel contesto urbano della capitale della piccola patria, perché ci sono importanti novità in merito alla frequentazione di luoghi non proprio adatti a pernottamenti o soggiorni, ma che capiamone di più nel servizio. Sono iniziati a Udine i lavori per interdire l'accesso all'immobile di via Castelfidardo da parte della società Lignano Pineta S.p.A., proprietaria dell'area in questione nella zona del Gervasutta. L'intervento mette quindi fine a una vicenda che ha visto nei mesi scorsi l'edificio in stato di abbandono, interessato da accampamenti di fortuna e ricovero da parte di persone senza fissa dimora, situazione che aveva sollevato malumori tra i residenti. A seguito delle segnalazioni, la polizia locale dell'UTI del Friuli Centrale, assieme al personale della questura, aveva eseguito sopralluoghi all'interno dell'immobile, riscontrando la presenza di persone non autorizzate. A seguito di ciò aveva provveduto a inviare alla società proprietaria una lettera, invitandola ad attivarsi per attuare tutti gli accorgimenti possibili allo scopo di evitare ulteriori intrusioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di polizia urbana. Il gruppo Media Triveneto offre per voi un'importante iniziativa commerciale da pianificare sulle nostre reti radio televisive. Campagna sconti valida solamente per ottobre e novembre 2017. Spot sulle fasce di TPN sconto 30%. Trasmissioni in diretta sconto 30%. Spot su Video Regione 1 sconto 40%. Realizzo spot sconto 40%. Durante il periodo della promozione vengono inclusi gratuitamente spot su TPN Radio, spot sulla nostra pagina Facebook e spot sul nostro sito www.telepordenone.tv. Un'occasione da non perdere. Andiamo a chiudere la pagina informativa con il nostro ospite Mauro Tonino, tornato a trovarci per parlare di confine orientale non solo, ma oggi riapriamo l'armadio della vergogna, Tonino, perché ci si è dimenticati, no, di questo armadio, dimenticato perché anche in Italia vinte o vincitori, insomma, sta di fatto che raccontare, parlare di storia è sempre complicato. Beh sì, perché tra l'altro questo è un argomento abbastanza spinoso, l'armadio della vergogna. Così è nato come titolo perché un giornalista dell'Espresso scrisse anche un libro sulla materia. Praticamente un armadio era girato dall'altra parte, quindi le porte verso il muro, e il procuratore Antonino Intellisano, che si occupava del processo Priebke, nel 1994 trovò sto armadio, lo aprì, c'erano 965 fascicoli. All'interno di questi fascicoli si parlava di tante stragi efferate, tra l'altro ce n'è anche una friulana. Venne istituita una commissione parlamentare d'inchiesta che interrogò personaggi illustri, ad esempio Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte Costituzionale, che disse che l'archiviazione provvisoria è qualcosa che in termini di diritto è alquanto bizzarra. Venne interrogato Andreotti, fu sollecitato dai vari commissari, perché Andreotti fu anche ministro della difesa, però riuscire ad incastrare Andreotti è cosa assai difficile. Però molto interessante gli atti di questa commissione, perché è una rilettura storica piuttosto bella, tra l'altro detta anche dagli stessi protagonisti. Ma perché noi parliamo dell'armadio della vergogna? Tocca anche il Friuli. Va ricordato che ci furono delle stragi senza alcuna motivazione, perché vennero uccisi decine e decine di civili in azioni che non avevano nulla di militare. Parliamo dell'ultima, quella di Avasinis, di 50 civili uccisi, ma all'interno dell'armadio della vergogna, numero registro 1954, parla di un episodio particolare ed estremamente efferato. A Tolano di Nimis furono uccise 33 persone, tra cui 11 bambini fra i 2 e i 15 anni, ripeto, fra i 2 e i 15 anni dei bambini. Tra l'altro, resoconto estremamente drammatico, da veramente far rabbrividire. Andate sul sito dell'AMPI, trovate una discreta relazione su questo fatto. Il responsabile
era chiamato il boia di Colonia, morì nel 91, non ci fu nessun processo a suo carico, proprio per cui questo fascicolo era qui dentro. E cosa si può dire ancora di questo armadio della vergogna? La commissione seguì tre filoni di indagine. Uno, la pista atlantica, qui richiama, anche se non è specificamente adatta a questo aspetto, però una nota del ministro Martino al ministro delle difese Paolo Emilio Taviani per quanto riguardava l'estradizione dei responsabili dell'eccidio di Cefalonia, parliamo di migliaia di soldati italiani uccisi, è una nota che ci fa un po' pensare non troppo bene, e quindi che ci fosse diciamo un ragionamento anche politico su queste vicende, perché in quel momento la Germania stava ricostruendo. Paolo, ma dopo quello che è uscito, ad esempio, queste vittime innocenti sono state commemorate? È un episodio che è stato rinchiuso soltanto nel bacino della provincia di Udine, oppure a livello nazionale si ricordano queste vittime? Ma guarda, delle stragi più importanti a livello nazionale sì, però ci fu una sentenza, la 3 del 2012, della Corte di Giustizia dell'AIA, che praticamente diede ragione alla Germania contro l'Italia, perché ci furono dei pronunciamenti addirittura della Cassazione nel 2008 che intimavano la condanna alla Germania su i crimini che aveva combinato, diciamo, il Reich in Italia. E quindi da questo punto di vista purtroppo, diciamo, le notizie non sono buone. È caduta nel dimenticatoio, questa è una cosa brutta, perché ripetiamo, 33 persone uccise in quel periodo di stragi efferate, come hai sottolineato tu, dove non si guardava in faccia l'avversario, indifferentemente dal colore, si faceva, ecco, una piazza pulita. Tra l'altro cito proprio uno dei morti di questo eccidio, che non morì subito, Albino Comelli, di 19 anni, nascosto nella cappa del camino, assistì impotente a quello che accadde, questa mattanza. Nel 1946 si suiciderà con un colpo di pistola sotto il mento, come è successo ai suoi genitori. Quindi purtroppo questi drammi fanno danni anche oltre la chiusura formale della guerra. Io ringrazio come sempre Mauro Tonino, perché riprenderemo, no, con la stagione autunno-inverno, riprenderemo i nostri appuntamenti con la storia. Grazie a voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto. Break pubblicitario e poi vediamo cosa ci propongono i colleghi dalla redazione del Veneto. Ben ritrovati dunque anche dal Veneto. In apertura il numero dei reati in Veneto ed in particolar modo l'esito dell'indagine del Sole 24 Ore Venezia Maglia Nera in Veneto per quanto riguarda il numero dei delitti denunciati ogni 100.000 abitanti. I furti sono infatti 4.053 ogni 100.000 abitanti, e questo è quanto emerge da una ricerca elaborata in base alle statistiche inerenti al 2016 del Dipartimento della Pubblica Funzione Sicurezza del Ministero dell'Interno. A livello generale in Veneto il tasso di criminalità è in netto calo, tutte le province hanno registrato il segno meno, con performance più positive a Venezia e a Rovigo, segue poi Vicenza. Ha girato per i canali di Venezia e poi attratto da Piazza San Marco, un gruppo di canoisti ha sbarcato nel salotto buono della città, parcheggiando i kayak tra le colonne di Marco e Todaro per fare due passi tra Palazzo Ducale e la Basilica. L'ennesimo dispetto, questo, alla città in tema di degrado è accaduto ieri sera, non è sfuggito alle forze dell'ordine, che hanno multato i canoisti come previsto dal regolamento comunale. L'episodio è stato immortalato da alcuni cittadini veneziani e messo poi in rete dal gruppo di tutela delle tradizioni locali venezia.com. Anche il presidente del Veneto Luca Zaia ricorda le vittime del Vajont. Oggi ricorre infatti l'anniversario del disastro che ha coinvolto tanto il vicino Friuli Venezia Giulia quanto la valle del Piave nel Veneto. Di recente, ha detto Zaia, ci ha lasciato Gian Antonio Cibotto, cantore della nostra regione, autore del mai abbastanza celebrato Stramalora, è un quotidiano nazionale, ha detto Zaia, sta rieditando le pagine più belle di Dino Buzzati, mentre tutti serbiamo la memoria di uno degli attacchi giornalistici forse più belli della storia. Qui
non c'è nessuno da salvare, scrivo da un paese che non esiste più, ricorda Zaia citando le parole di Giorgio Bocca, che come Buzzati e Cibotto tutti i giovani inviati si trovarono immediatamente nelle ore successive alla tragedia del Vajont. Se si celebra ancora oggi questo drammatico anniversario, ha detto Zaia, è perché ancora oggi l'emergenza idrogeologica è una incombente realtà che, complice i cambiamenti climatici, siamo costretti ogni giorno a fronteggiare. A Venezia è stata un fine settimana caratterizzato da numerosi controlli da parte dei carabinieri. Allora vediamo quali sono stati gli esiti nel prossimo servizio. Raffica di controlli da parte dei carabinieri di Venezia in tutta la cittadina lagunare, ma soprattutto con particolare riferimento a Campo Santa Margherita. Complessivamente, all'esito dei controlli, i carabinieri hanno denunciato 5 persone, di cui 2 per il reato di furto con destrezza ed in particolar modo di nazionalità bulgara, le quali venivano pescate in Campo San Salvador con le mani nel sacco, ovvero nella borsa di una turista straniera a cui avevano sottratto il portafogli. Unitamente a personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia, sono stati controllati alcuni esercizi commerciali in località Campo Santa Margherita, denunciando all'autorità giudiziaria 3 persone in qualità di titolari di esercizi pubblici dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, che sono stati ritenuti responsabili di non aver adempiuto delle fondamentali norme per quanto riguarda la sicurezza. Nei guai una veneziana, un afgano e una cinese. Ebbene, in totale sono state oltre 500 le persone identificate e controllate durante il servizio del fine settimana, al fine di garantire un monitoraggio elevato dei flussi in città. Questo tipo di operazioni, fanno sapere i carabinieri, continueranno durante tutto l'arco dell'anno, assicurando un occhio vigile sulla movida veneziana e scoraggiando i talvolta indisciplinati atteggiamenti dei giovani, causa di disturbo alla quiete pubblica, favorendo d'altra parte un sano e regolare svolgimento delle serate, specialmente durante i weekend. Domani invece, martedì 10 ottobre, saranno immessi nel fiume Adige, nella frazione di Rivalta, nel comune di Brentino Belluno, ben 13.600 esemplari di trota marmorata ceppo Adige, aventi dimensioni di 6-9 cm. L'operazione, coordinata da Veneto Agricoltura, rientra nell'ambito dell'assolvimento dei cosiddetti obblighi ittiogenici a carico degli utenti delle derivazioni idriche che ricadono nel bacino del fiume Adige. Funghi tossici raccolti in montagna, evitata l'intossicazione ad una famiglia sandonatese, è quanto racconta in una nota l'azienda sanitaria numero 4 del Veneto Orientale. Questa mattina i micologi del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda hanno periziato dei funghi provenienti da raccolta spontanea, evitando una grave intossicazione alimentare ai componenti di un nucleo familiare che nel fine settimana si era recato in montagna per raccogliere proprio dei funghi. Queste persone infatti erano convinte che le 2 cassette di funghi raccolti con passione ed orgoglio fossero dei chiodini, tanto che parte degli stessi era già stata cucinata, ma fortunatamente prima di consumarli a qualcuno è sorto il dubbio e ne ha fatto periziare una parte. A prima vista il micologo dell'US 4 non ha avuto dubbi: quei funghi non vanno assolutamente consumati perché non sono chiodini ma funghi tossici. L'accortezza di far verificare la commestibilità agli esperti dell'US 4 ha così evitato gravi conseguenze fisiche a queste persone, le quali sono state invitate ad eliminare immediatamente tutto il raccolto. Ed ora andiamo subito a Carle per il decesso di un musicista. L'intero Veneto orientale piange. Simone, il servizio. Un altro lutto devastante per Carle, in particolare per il mondo della musica locale. Si è spento ieri mattina all'hospice di San Donà di Piave per una grave malattia. Simone Brasolin aveva 22 anni. Era un chitarrista e un cantautore, uno dei musicisti più brillanti del panorama del Veneto orientale. Faceva parte di una schiera di artisti di Carle che si stava affacciando nel mondo della musica grazie a un bagaglio di studi eccellente. Domani, martedì, nel Duomo Santo Stefano a Caorle verrà recitato un rosario in suffragio con inizio alle ore 18. I funerali invece sono stati fissati mercoledì con inizio alle ore 15, sempre in Duomo. Caorle perde, pur giovane, un artista dalla grande personalità e verve che avrebbe potuto essere un ambasciatore di ottimo spessore.
A Sant'Anna di Piave invece nuova applicazione per la gestione dei parcheggi. Da mercoledì infatti l'app Easy Park affiancherà l'attuale sosta facile per sostituirla del tutto dal primo giorno del prossimo anno. Ebbene, il gestore dei parcheggi e la società ci hanno comunicato che il servizio sosta facile è stato acquisito dal gruppo Easy Park, fa sapere in una nota il comune. Entro dicembre il servizio sarà gradualmente affiancato e poi sostituito. Ancora nel porto gruarese, ennesimo incidente stradale, questa volta a Giussago, ci racconta i particolari Rosario Padovano. Ennesimo incidente al pericoloso incrocio di via Gardissere a Giussago di Portogruaro. Una coppia di fidanzati di Gruaro, lui italiano trentenne e lei coetanea di origine asiatica, sono stati ricoverati per politrauma all'ospedale portogruarese. Sono finiti a terra dopo l'urto tra la moto Kawasaki su cui stavano viaggiando e una Hyundai Bianca X35, il cui guidatore, un uomo anche lui del posto, è rimasto illeso. Anche stavolta è andata bene, ora la parola passa ai rilievi dei carabinieri e soprattutto alla politica. Quanto tempo dovrà trascorrere prima di mettere in sicurezza un incrocio così pericoloso? Successo invece per quanto concerne l'esercitazione della protezione civile del mandamento portogruarese, ma anche con i volontari del vicino Friuli Venezia Giulia, dei comuni di Marcona Quarto d'Altino, a Portogruaro nelle giornate di sabato e domenica. È stata l'occasione per fare il punto sul piano di emergenza comunale per quanto concerne la torre civica campanaria, evacuazione di commercianti e cittadini, recupero di manufatti storici dal Duomo e persino documenti dal municipio. È stata infatti un'esercitazione molto dettagliata, quella avvenuta in centro storico. Si è trattato di una giornata di addestramento con 150 volontari della Protezione Civile, ma che comunque, nonostante l'addestramento, è servita appunto per testare il piano di emergenza grazie ad una scossa finta di terremoto avvenuta in mattinata nel vicino Friuli Venezia Giulia, con la consueta attivazione di tutte le procedure. Da un'ispezione del campanile dopo il sisma, i tecnici del comune hanno notato alcune tegole dei tetti caduti, ma soprattutto alcuni calcinacci, la cui provenienza è stata subito individuata nel campanile. In breve tempo si è effettuata la rettura dei dati dei sensori posti a verifica dello stato di inclinazione del manufatto, da dove si è evinto come ci sia stata un'anomalia, ovviamente finta, nel tracciato avvenuta durante il terremoto. Il sindaco ha attuato il piano di emergenza, ha firmato l'ordinanza dell'evacuazione della zona rossa, grazie anche alle immagini che vi proponiamo, registrate proprio durante alcuni momenti dell'esercitazione. Nel corso delle operazioni, tra l'altro, due squadre hanno recuperato dal Duomo tre manufatti di particolare evidenza, un crocifisso in legno e due grandi tele, mentre in municipio sono stati asportati documenti sensibili, 15 faldoni, oltre alle tele del russolo esposte nelle varie sale. Poi la situazione è rientrata, per fortuna, anche domenica. La giornata di ieri è stata importante per altri due eventi: taglio degli alberi ad Annone Veneto e una prova inerente al rischio idraulico. Caorle, parliamo di sport. In occasione della partita tra il Città di Caorle, la Salute e il Conegliano, si è tenuta ieri la presentazione dell'intero settore giovanile. Ben 200 bambini e ragazzi hanno sfilato allo stadio Chigiato di Caorle davanti ad oltre 500 persone accorse ad assistere la partita. La giornata si è conclusa con il cosiddetto terzo tempo tra le due squadre e i tifosi, un momento conviviale che ha visto la condivisione all'ingresso dello stadio di una grandissima grigliata di pesce. Ovviamente si era a Caorle ed è stata anche giusto così. Un'informazione che arriva invece dal nostro gruppo televisivo: campagna sconti valida solamente per ottobre-novembre 2017, spot sulle fasce TPN sconto del 30%, trasmissione in diretta TV sconto del 30%, spot video Regione 1 sconto del 40%, realizzo spot sconto del 40%. Durante il periodo della promozione vengono inclusi gratuitamente spot su TPN Radio, spot su Facebook, spot sul sito internet www.telepordenone.tv. Chiudiamo con
una bellissima immagine, li hanno visti in fila indiana verso il porto, ha suscitato meraviglia questa mattina, torniamo a Caorle, la sfilata di quattro bellissimi cigni bianchi che hanno raggiunto le barche, un fatto che si sta ripetendo sempre più spesso, difficile censire il numero degli esemplari perché sono diverse decine, percorrono tutte le aste fluviali raggiungendo Caorle attraverso i fiumi Lemene e Livenza. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio le nostre previsioni del tempo, voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Martedì, cielo poco o parzialmente nuvoloso, a sud dell'asse Verona-Treviso e nelle valli prealpine nebbie locali fino al primo mattino, precipitazioni assenti, temperature. Rispetto a lunedì di notte saranno un po' più alte e di giorno senza variazione di rilievo. Valori notturni sotto la media in modo leggero o moderato. Valori pomeridiani un po' sopra la norma. Venti. Deboli sulla pianura in prevalenza da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord-ovest. I ragazzi sono stati bravi, ci hanno creduto. Poi è logico che, lo dico adesso dopo le tre partite, giocare sempre con 40 ore in meno di recupero non è facile. Chi non ha giocato non sa cosa significa rientrare alle 4 di notte, non dormire, non recuperare. Quindi sono stati bravi, devo ringraziare sia i vecchi della vecchia guardia che i giovani. Tutti, anche qualcuno aveva qualche malanno, che non sempre lo diciamo attraverso l'ufficio stampa, che hanno stretto i denti e mi hanno dato la disponibilità per poter raggiungere qualche ragazzo, non mi piace individualizzare, qualche ragazzo. Sì, ma lei è cronaca, nel senso, anche per essere più puntuali noi nelle pagelle. Qualche ragazzo, c'era Bassoli che mercoledì, martedì non si è allenato, aveva problemi familiari, quindi insomma qualcun altro, non mi piace individualizzare. Sì. Però Bassoli ha avuto dei problemi familiari e tanti non lo sanno, che martedì e mercoledì ha fatto poco e quindi al di là che Giulio ha giocato perché veniva da 9 partite da titolare. No, io guarda, più cose si sanno più si è puntuali dei giudizi. Sì, e quindi ci sono dei ragazzi che mi hanno dato disponibilità sia giovedì che oggi, che avevano qualche problema, però mi piace vedere il cuore, i ragazzi lo mettono sempre in campo. Poi si può sbagliare dei passaggi, c'è anche l'avversario, ma questo mi interessa poco, no? Importante vedere i ragazzi che giocano col cuore, quindi per me già questo basta e avanza. Beh, questa è la vittoria alla fine, cioè questo Pordenone comunque ha un'anima perché rimane in partita, il fatto che a Ciuffield il pareggio alla fine del primo tempo vinca nel secondo tempo, a parte che non è mai stata messa in discussione questa cosa, anzi è un'ulteriore conferma. Sì, perché chi è presente agli allenamenti vedono i ragazzi con quale intensità si allenano. E quindi poi alla fine, come ho sempre detto, la domenica è figlia della settimana, se non molli durante la settimana poi non è fortuna, ma vieni premiato perché i ragazzi ci hanno creduto, ecco. E quindi sono stati bravi, li faccio i complimenti come sempre, perché io al di là del risultato vedo cosa mettono loro durante la settimana, è difficile trovare un gruppo che si allena sempre al 200%. Con i limiti. Sono stato dei contenuti tecnici della gara. Là dobbiamo migliorare, ma è normale che c'è qualche errore di troppo. Quando non sei messo bene sotto l'aspetto psicofisico, sei anche poco lucido, ma non è un alibi. Chi ha giocato 3 partite sa che questa è verità. E quindi magari poi ci sono i 5-6, no? Come li chiamo io, della vecchia guardia, i 5-6 trascinatori. Che anche loro, sai. Anche questo non è un caso che segnano quelli in una partita del genere. Cioè, per quanto uno sia rigorista. No, guarda che devo fare i complimenti a Sasà, che si è presentato a battere i rigori. E questi sono i vincenti. Che il vincente smette di lottare quando ha vinto. Il perdente quando è stanco.
metaforicamente Sasà oggi si è presentata a battere rigore e quindi queste cose le dobbiamo sottolineare. Non è facile presentarsi al 92esimo dopo aver sbagliato il rigore 5 giorni fa e fa gol, ma la dimostrazione è quando facciamo gol, quell'abbraccio tra i ragazzi. Da 3 anni lo vediamo. È anche un segreto, non è quest'anno, no? Viene dietro da 2 anni e quindi è continua. È il merito è di chi già è qua da qualche anno, che ha tracciato la strada, e chi viene si accorge. Beh, questa è una responsabilità che ci assumiamo volentieri, perché io, Mirko e chi c'è qua da 3 anni a questa parte deve assumersi questa responsabilità. Quindi sono contento per il gol, ma sono contento soprattutto per la prestazione. Finalmente sono tornato a fare quello che ero abituato a fare, a correre tanto, a dare tanto e va bene, insomma. L'esultanza invece sono andato da Gigi, il fisio, perché prima della partita gli ho detto guarda che oggi arrivo, e lui mi ha detto ti aspetto, allora era un'esultanza. Cioè tu gli hai detto? Sì, gli ho detto guarda che oggi vengo da te, guarda, magari era una cosa per far andare bene, ecco, diciamo una cosa magari quasi scaramantica. Però ecco, io penso che questo gol lo dedico veramente a tutti i compagni, perché si lavora tanto e non è facile, ecco, sempre fare delle prestazioni, quindi ci prendiamo questi 3 punti che sono veramente belli per come sono arrivati. Il rigore di Savola l'ho dimenticato 3 secondi dopo che l'ho sbagliato, quindi rigore, sono andato tranquillo, avevo già deciso l'angolo. Anche se avevo deciso l'angolo, ma poi ho cambiato durante la corsa, quindi ho sbagliato. Si sbaglia per quello, magari, non rigore. Si sbaglia perché si cambia, perché non era da tanto che lo sbagliavo, quindi sono contento di averlo sbagliato in una partita dove non si è perso. E poi li sbaglia che li tira, cioè, ho sentito tante critiche questa settimana, non li deve più tirare, li deve tirare. Sinceramente non mi pesa, perché se il mister mi dice di tirare il rigore lo tiro, se mi dice che lo deve tirare un altro, per carità. Siamo tanti che possiamo tirare i rigori, oggi c'è stato, ho preso la palla perché il rigorista 1-1 ero stato indicato io, quindi senza nessun problema e polemica mi sono incaricato. So che era un rigore pesante perché mancava, non so, 2 minuti, quindi avevo... sentivo un po' di pressione, perché chiaramente sbagliare 2 rigori di fila, oltre ai 2 rigori di fila, può comportare tante cose, un po' di sicurezza anche nel giocare, quindi sono molto contento, soprattutto perché ha dato i 3 punti in una partita comunque difficile. Sì, una partita difficile per il fatto che si arriva dopo 3 gare in 6 giorni, comunque una partita che il Pordenone ha fatto più col cuore, con la determinazione, che con i contenuti tecnici, a mio parere, nel senso, in altre partite si è visto di meglio, però i 3 punti sono arrivati, per ora va bene questo. Hai detto bene tu, venivamo da 3 partite in 6 giorni, penso che nessun campionato in Italia si giochi in 2 giorni, eravamo un po' stanchi, non bisogna dimenticarsi che abbiamo cambiato anche tanto l'anno scorso, comunque i riferimenti vengono sempre dall'anno scorso, giocavamo meglio, vero? Però il secondo tempo secondo me non abbiamo subito un tiro in porta. Tutta la partita mi viene da dire. Sì, è vero che sbagliamo tanto perché manchiamo nel palleggio, molte volte forziamo le giocate dove magari bisogna fare più possesso, però sono cose che miglioreremo. Adesso ci sono questi errori, li stiamo vedendo e nel frattempo stiamo vincendo, quindi direi che è un bene. Vedo un po' di, come dire, di sicurezza all'esterno dell'ambiente. Secondo me è sbagliato, bisogna incitare durante la partita. Ti riferisci ai tifosi? Sì, abbiamo bisogno di tutti, cioè non è che dopo 2 passaggi che sbagliamo bisogna iniziare a mugugnare. Siamo una famiglia l'anno scorso è vero che giocavamo meglio, ma ormai l'anno scorso è passato, bisogna pensare a quest'anno, al Pordenone, ai ragazzi che sono arrivati, che vanno aiutati, perché non è mai facile magari cambiare squadra, arrivare, giocare subito bene, entrare nei meccanismi di un allenatore nuovo, quindi soprattutto qui in casa dove le altre squadre vengono, si mettono tutte dietro,
bisogna avere la pazienza di far girare la palla e trovare il buco per poi entrare e fare il gol. Oggi la vittoria è arrivata alla fine, ma il Venezia l'anno scorso ha vinto 11 partite al 91esimo, quindi sì, preferirei giocare peggio dell'anno scorso e vincere il campionato.